cosa, bisogna poi fare attenzione però a non a distinguere quella che è la carenza di empatia, chiamiamola così, e chi invece non ha la ADHD, ma ha un disturbo dello spettro dell'autismo. Il disturbo dello spettro dell'autismo, di nuovo quell'insieme di disturbi che sono sempre del neurosviluppo e che molte volte possono essere presenti anche insieme all'ADHD, sono caratterizzati per definizione da una scarsità, da una incapacità nella, si chiama reciprocità sociale, cioè nel capire dal non verbale, quindi dal comportamento, dalle espressioni facciali, il comportamento delle altre persone, da una scarsa capacità di indovinare le intenzioni degli altri andando al di là della comunicazione verbale. Per cui se dico che è piacere vederti e faccio una faccia tutta diversa, chiunque di noi capisce che non hai nessun piacere a vedermi, anche se a voce col verbale mi hai detto quello. Questo, come dire, ti allontana e rende molto difficile anche mettersi nei panni degli altri per una persona che ha un disturbo dello spettro dell'autismo e quindi una scarsa empatia, per cui è come se io parlassi, mi muovessi, mi comportassi senza tener conto delle altre persone, dei bisogni e delle altre persone. Ah, è questo quindi il problema, perché io non mi curo dei bisogni delle altre persone. Rode, vero? Che mi faccio i cazzi miei. Come rode. Io sono del parere che nel 2024 una persona deve saper parlare. Prima inizia a imparare a comunicare, visto che avete tanto da dire sugli autistici che non sono capaci a parlare, eppure mi sembra che io mi esprimo benissimo. Quindi magari inizia prima tu a parlare e poi vediamo se in un secondo momento ho voglia di capire le tue vere intenzioni dalle mimiche facciali a fare il gioco del mimo. Però magari prima parla. Se non sai parlare nel 2024, a mio parere, non è un problema mio. Morto un papa se ne fa un altro. Ma penso che in ogni sistema funziona così. Non credo che soltanto su queste tematiche funziona così. Se una persona non si sa vendere, non si sa esprimere, in teoria viene buttata fuori da qualsiasi contesto. Quindi voglio dire. Prima impara a comunicare, poi se sei interessante vedremo se ho voglia di capirti anche quando non parli. Se la vita è breve, io non ho tempo da perdere a cercarti capire che cosa mi devi dire. Se non ce la fai, cazzi tuoi.